sono stati dei problemi, ma devono sapere tutti i genitori, i cittadini, che tutti i plessi utilizzati per le consultazioni elettorali sono stati sanificati. Abbiamo le certificazioni delle ditte e questo è un dato che deve essere conosciuto. Ci sono stati due ordini di problemi, per cui quello che è avvenuto stamattina è avvenuto. Uno, problemi tecnici. Uno risiede nel fatto che la ditta al quale abbiamo appaltato questo lavoro ha sanificato e c'è la certificazione dell'utilizzo dei prodotti che hanno utilizzato, ma ha fatto questo lavoro con una qualità sicuramente scarsa per quanto riguarda alcuni plessi che sono quelli indicati. Abbiamo già contestato i lavori di questa ditta che passerà di nuovo a sanificare e pulire in queste 5 scuole che fanno parte del distretto scolastico di Sant'Orso, che sono appunto quello che abbiamo detto: Carrara, Cucurano, Sant'Orso, due diversi plessi e Bellocchi. Poi c'è il secondo problema, che è quello che riguarda proprio il distretto stesso, che va chiarito appunto. Cioè stamattina c'è stato un disguido tra quello che doveva essere il ruolo fatto dalla ditta che ha sanificato ed era tutto in regola e chi doveva riposizionare i banchi, che dovevano essere riposizionati ieri dal personale scolastico, e ciò non è avvenuto. Quindi questa mattina i genitori che hanno portato i bambini si sono visti comunque i banchi che non erano a posto, quindi questo ha generato un po' di confusione.